ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. L'esaltazione della Santa Croce è una festa molto antica, iniziata nell'Oriente, poi viene diffuso in tutto l'Occidente. La croce è la celebrazione ed è il segno vivo della morte di Gesù. La morte di Gesù è il segno evidente del sacrificio della redenzione. Perciò noi guardiamo la croce come a una bandiera, segno di vittoria. Lì, così, Gesù ha schiacciato per sempre la testa al serpente, ha pagato il prezzo della nostra redenzione e ci ha aperto la porta del paradiso. Quindi, alla fine, questa croce è una chiave che ci fa passare dalla morte alla vita, alla risurrezione e alla gloria. Ma quando è nata questa festa? Dove ha le radici? Nell'episodio famoso che si verificò sul Calvario, quando dopo parecchi decenni, circa 3 secoli, vollero ritrovare la croce di Gesù, sepolta tra i rovi e i sassi. Però erano passati tanti anni e le croci erano 3. Come si fa ad avere la certezza di trovarla, la croce di Gesù, senza confonderla con le altre 2, quelle dei 2 ladri? Santa Elena, la madre di Costantino, disse: fate venire un infermo, una persona malata. Quando portarono questa persona malata, lei fece toccare una dopo l'altra le croci. Appena arrivò alla croce di Gesù, l'ammalato guarì totalmente, immediatamente. Quello era il segno, appunto, che la croce di Gesù era ancora lì, e allora la portarono a Roma, costruirono una basilica dedicata proprio alla croce di Gesù, la Basilica della Santa Croce di Gerusalemme.
Non è una devozione così di una parte del popolo, di poco conto, come una forma preferenziale, la croce, l'immagine di un santo, no. È proprio al centro di tutte le feste che ci ricordano l'amore, il dolore di Gesù, la purificazione nostra per mezzo del suo sangue e la gloria attraverso la croce che Gesù ha conseguito. Quando Santo Stefano stava morendo sotto le pietre che scagliavano contro di lui, no? La lapidazione di questo protomartire cristiano, a un certo punto lui proprio aprì gli occhi, guardò il cielo e disse: vedo la gloria del Signore, il Figlio di Dio sul trono accanto a Dio. Ha visto la gloria di Gesù risorto, ed è giusto che il Padre premi così l'obbedienza, l'umiltà e il sacrificio di Gesù, che diventa, ne fa la profezia già lo stesso Giovanni Battista, l'agnello immolato per la nostra redenzione. I santi hanno sempre tenuto nel centro del cuore questo segno di redenzione, devotissimi, tanti grandi santi. Anticamente nella Chiesa non si conservava il Santissimo, poi si incominciò con i Benedettini, con San Benedetto, a metterlo in uno stipetto ai lati, al lato dell'altare, al lato destro. Dall'altro lato si conservavano i sacri oli, l'olio santo, eccetera, l'olio battesimale. Con San Francesco invece l'amore a Gesù sacramentato diventò tanto più forte, prevalente. Comunque San Francesco, quando arrivava davanti a una chiesa, vedeva la chiesa, diceva: ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese del mondo, dove tu sei glorioso. È questo il segno della nostra fede cristiana. Vi siete già fatti il segno della croce stamattina? È certo. Ve lo farete ancora? Ve lo farete il segno della croce oggi? Ma certo. Quando entrate in chiesa dovete prendere l'acqua benedetta, che è chiamata acqua lustrale, acqua santa, simbolo della purificazione che andate a cercare e trovate nella casa di Dio. Quando uscite non si prende l'acqua santa, perché già siete purificati. Invece l'Eucaristia vi riempie di forza, di luce, di grazia, di amore, per poter vivere santamente la giornata. Nel secolo XVII, sono nell'ordine nostro il Cappuccino, sono vissute due fratelli Marangone, erano celebri falegnami, bravissimi ebanisti, lavoratori con il torno, facevano qualunque cosa. E allora ricevettero l'ordine del superiore generale di costruire un tabernacolo di legno per tutte le chiese cappuccine. Ne trovate ancora a Chieti, a Teramo, a Penne, a Guardia Grele. Qui non c'è, perché questa chiesa non è sorta come chiesa cappuccina, è il santuario della Madonna Addolorata. Anche questo come tema ci si avvicina: i dolori della Madonna, i dolori di Cristo. In lei sono le spade a simboleggiare, in Cristo è proprio la croce, e il costato aperto, i chiodi penetrati nelle sue carni. Allora
questo amore a Gesù crocifisso passa a diventare anche amore a Gesù sacramentato. Lo vogliamo trovare, infatti noi oggi non mettiamo più in un armadio, in uno stipetto, il Santissimo Sacramento dopo la Messa, ma lo mettiamo nel tabernacolo che è al centro. E qui io ho voluto questo simbolo del mondo per dire che Gesù è il sole del mondo, vedete? E in cappella lo stesso simbolo, con un albero spezzato. L'albero spezzato significa l'uomo che cade nella disobbedienza, spezza la sua vita, muore. Su quest'albero spezzato innestiamo Gesù Cristo, albero della vita. Ricordate? È la prima pagina della Bibbia, la Genesi, l'albero della vita, con i frutti che Adamo non doveva toccare. E li mangiò, e allora lui è quell'albero che rimane spezzato dal peccato. Gesù è il Redentore di quella colpa, e quindi di tutti gli uomini. E allora l'Eucaristia sopra l'albero spezzato. I segni non sono la realtà, però la realtà senza segni è più difficile da capire. Ecco perché la Chiesa ci fa compiere nelle assemblee liturgiche e anche nella celebrazione eucaristica tanti segni, tanti. Allora ringraziamo Gesù perché ci ha amato tanto da morire per noi, e stiamo attenti ai segni che la Chiesa ci offre per non dimenticare mai un amore così grande in Cristo, nella Vergine Maria e nei Santi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Il 14 settembre. Quanto invocato fu quel santo giorno, il venerdì 14 settembre, l'esaltazione della Santa Croce, 1224 all'alba. Lo sconfinato spazio mi isolava, e sotto e sopra e intorno oscurità. Non raggiungeva il cielo la mia voce, non rimandava l'eco la distanza. Dirò che sulla roccia i piedi avevo, ma non so dir se in cielo o sulla terra. Si concentrò lo spirito nel gaudio, provò terrore il corpo e l'intelletto. Come d'estate schianta il temporale, e fiori e foglie e rami, e con le nubi il forte vento avvolge tutto il resto, tra il lampeggiar cacceca ed atterrisce, così l'Eterno spazza dallo spirito ogni terrena traccia di miseria, e l'alma immerge in luce inaccessibile, dove perfetto amore e sommo gaudio. Quando di nuovo asconde il volto suo, tutta morire senti l'alma tua. Imprigionata dentro la materia, fatica qual fanciullo in mosso lido. Come cadente stella fende spazio, il serafino crocifisso e sta. Tutta trafigge l'anima d'amore, poi va, lasciando me ferito a vita.